L'Abruzzo ricorda le vittime della strage di Nassiriya, cerimonia di commemorazione a Pescara questa mattina. È uno dei tanti argomenti dei quali si sta occupando il collega Luca Pompei su Facebook, sulle pagine social di Rete 8. Buon pomeriggio Luca, ti stai occupando anche dell'autopsia che deve essere eseguita sul corpo di Francesco Ciammaichella, che è il quarantenne trovato morto in un appartamento delle case parcheggio a Chieti. Ma andando con ordine, quali novità ci sono? Sì, Gigliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, inizierei con l'omaggio che la nostra pagina social ha voluto dedicare alle vittime di Nassiriya con questo fotoracconto pubblicato sul nostro profilo Facebook 12 novembre 2003, 12 novembre 2021, 18 anni fa. L'attentato terroristico di Nassiriya. Pensate, la guerra in Iraq era già finita da 6 mesi e il nostro contingente era lì per mantenere un clima di pace e soprattutto per addestrare i soldati del posto a difendere la loro patria. L'attentato terroristico terribile che è costato la vita a numerose persone, in particolare 12 carabinieri e tra questi anche un militare abruzzese, Franco Lattanzio, e poi 5 soldati dell'esercito, un cooperatore internazionale ed un regista, ma anche tante vittime del posto. Dunque, un anniversario triste, ricordato in diverse località abruzzesi alle 12.30, anche una commemorazione del comune di Pescara presso il monumento proprio ai caduti di Nassiriya, che campeggia nei pressi del Palazzo di Giustizia a Pescara. Per quanto riguarda l'omicidio, beh, una notizia veramente di pochissimi minuti fa. Ero in attesa del collegamento, è arrivata questa notizia importante. Nel pomeriggio sarà dato l'incarico al medico legale Christian Dovidio e l'autopsia sarà effettuata nella giornata di lunedì, da stabilire se di mattina o di pomeriggio. Quindi l'autopsia sul corpo di Francesco Ciammaichella sarà effettuata lunedì e nel pomeriggio sarà conferito l'incarico al medico legale Christian Dovidio. Ovviamente parallelamente proseguono le indagini dei carabinieri, il comando coordinato dal colonnello Alceo Greco. Sono state sentite tantissime persone, molti amici della vittima Francesco Ciammaichella, che viveva comunque in un contesto particolare, fatto di persone comunque fragili, alcuni vittime della tossicodipendenza, altre disoccupate. Pensate, lo stesso Francesco Ciammaichella viveva in questo appartamento senza energia elettrica e beneficiava del reddito di cittadinanza. Sarebbe stata sequestrata una mazza da minigolf nell'appartamento del Ciammaichella, compatibile con la ferita sul capo del Ciammaichella, un oggetto ritenuto di particolare interesse dagli inquirenti e potrebbe essere quella l'arma del delitto. Ripetiamo, proseguono le indagini parallelamente tra l'aspetto investigativo da parte dei carabinieri e quello ovviamente prettamente scientifico, con i rilievi della scientifica sul luogo dell'omicidio e l'autopsia che, ripetiamo, notizia di pochissimo tempo fa. L'autopsia sarà effettuata nella giornata di lunedì, da stabilire se mattina o pomeriggio. L'incarico dovrebbe essere conferito nel pomeriggio al medico legale Christian Dovidio. A te, Gigliola.